Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi voglio proporvi una delle ricette che io, mia mamma e mio papà abbiamo preparato durante le festività natalizie. Abbiamo visto questa ricetta in televisione, l'abbiamo reinventata noi con delle piccole varianti e allora oggi prepariamo con tutti voi il timballo di pasta in sfoglia. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono un po' di ingredienti, alcuni li ho preparati in anticipo e vi spiegherò anche quali sono. Partiamo dalla pasta, servirà un formato di pasta corta, elicoidali, tortiglioni, paccheri, qualsiasi formato di pasta corta bucata così che il condimento possa passare all'interno e insaporire la vostra pasta. Noi oggi qui abbiamo 500 g di elicoidali, ci serviranno 40 g di funghi porcini, io sto usando quelli secchi, potete utilizzare anche quelli freschi e io li ho messi in ammollo e sono pronti per essere usati. 50 g di pancetta tagliata a cubetti, 50 g 70 di pisellini congelati o freschi, come preferite voi. Ci sono 700 g di ragù già pronto, l'ho preparato ieri con semplicissimo, con carota, cipolla, sedano, carne trita. Sul canale di Cucina con Agnese trovate anche la ricetta per preparare il ragù della domenica, vi lascio il link nel box descrizioni. E in più, per finire abbiamo anche la besciamella. Qui ho preparato la besciamella con 50 g di burro, 50 g di farina e 250 ml di latte. Questa sarà la quantità di besciamella che ci servirà per questa ricetta, non di più. Per finire la pasta sfoglia, due rotoli. Non serve la pasta brisée, mi raccomando, serve la pasta sfoglia rotonda. Sale, olio e pepe se volete. L'acqua per la pasta sta già per venire a bollire. Fra poco preriscalderemo anche il forno a 180 gradi, mettiamoci subito a cucinare. In quest'ampia padella è arrivata a temperatura un filo di olio extravergine di oliva. Andiamo a rosolare la pancetta. Qualche secondo, lasciamola diventare bella lucida. Lasciamo sciogliere bene il grasso e poi aggiungiamo gli altri ingredienti. La giro un po' costantemente per non farla bruciacchiare. La pancetta è rosolata bene, andiamo ad aggiungere ora i funghi che ho tagliato in pezzi grossolani e i piselli. Aggiungiamo un po' di acqua dei funghi, non tantissima. Un pizzico di sale e lasciamoli andare per 5 minuti circa. Tenete pure il fuoco alto e senza coperchio, non vi preoccupate. L'acqua dei nostri funghi si è ridotta, l'ultimo step che andiamo a fare è aggiungere il ragù che abbiamo preparato in precedenza insieme a un mestolo di acqua della nostra pasta che adesso bolle. E lo facciamo insaporire insieme ai funghi, ai piselli e alla pancetta. Giusto il tempo di cottura della nostra pasta, anche meno vi dirò. La nostra pasta cuoce in 11 minuti, 9-10 minuti a 9-10 minuti di cottura la dobbiamo scolare. Andiamo a scolare la pasta nella ciotola dove era il ragù, direttamente. Aggiungiamo ora il ragù . Inizio ad aggiungere questo, poi valuto se mi serve tutto o meno. Andiamo a mescolare la nostra pasta, facciamo insaporire bene il nostro ragù. Io ho allungato, perché si era anche rappresa un po' troppo, la besciamella preparata con 4 cucchiai di latte. Andiamo ad aggiungerla alla nostra pasta. Un pochettino di formaggio grattugiato, non ve l'ho messo nella lista degli ingredienti perché c'è chi non piace. Quindi se volete lo aggiungete alla fine, altrimenti omettetelo pure. Io ne aggiungo metà
insieme alla pasta e metà prima di chiudere con l'altro foglio di pasta sfoglia. Mescolate bene bene bene. Come vedete deve rimanere piuttosto piuttosto lento il nostro condimento, come vedete, perché poi in forno tenderà comunque ad asciugarsi molto. E ora non resta che rovesciare la nostra pasta nella nostra pasta sfoglia che abbiamo messo in una teglia da 26 cm. Io per comodità ho utilizzato quella con la molla laterale. Cerchiamo di sistemarla senza schiacciarla, mi raccomando, non dovete assolutamente schiacciarla, ma cerchiamo di sistemarla uniformemente. Aggiungiamo l'ultima parte rimanente di formaggio grattugiato e ora con l'ultimo foglio rimasto di pasta sfoglia lo srotoliamo e lo adagiamo lungo tutto lo stampo, facendolo appoggiare solo la parte corta solo da un lato, in questo modo. Lasciate pure scorrere la parte, lasciate pure cadere la parte eccedente verso di voi e andate a chiudere piano piano lungo i bordi. Con un coltello vi aiutate prima di chiudere, tagliate la parte eccedente che non va assolutamente buttata. Prima di tutto andiamo a chiudere piano piano la nostra pasta sfoglia, come meglio vi riesce, mi raccomando. Andiamo a frennellare leggermente con del latte, se no potete utilizzare anche un tuorlo d'uovo, tutta la superficie del nostro timballo. Pratichiamo dei piccoli fori lungo tutta la sfoglia per far uscire l'aria e questo va in forno già preriscaldato a 180 gradi per una mezz'oretta. Io non vedo già l'ora di mangiarlo, ci vediamo dopo. Eccoci qui, il nostro timballo di pasta in sfoglia è pronto per essere gustato. Qui in cucina c'è un profumino che non vi so dire. Ha cotto a 180 gradi per esattamente 30 minuti. Una volta sfornato l'ho lasciato nello stampo a riposare per circa 10 minuti e ora siamo pronti per tagliarlo e andare a pranzare. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, ci sono un sacco di altre numerose ricette deliziosissime che vi aspettano. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.